Eccoci, buonasera. Buonasera, bentornati. Questa sera un incontro per la libreria L'Alchimista, i miei fratelli librai, io sono il terzo libraio, libraio aggiunto, e quindi mi hanno dato il permesso di intervistare un ospite veramente molto interessante che vedo in una sorta di backstage, per chi conosce StreamYard sa cosa intendo. Io sono curiosissimo perché lei è molto eclettica e spero così di farla conoscere al pubblico che segue un po' l'alchimista e anche agli amici e alle persone che diciamo così del mio network. Lei si chiama Claudia Pellegrino, ve la presento subito. La Buonasera a papessa. Buonasera, tutti. ciao Claudia. Vedo che c'è Ciao. già Ciao, gente Francesco. connessa. Ma hai condiviso sulla tua pagina? Hai condiviso sul Sì, tuo l'ho profilo? appena fatto. Non ti ho visto in backstage farlo. Pensa a te, ero distratto. Allora, Claudia, tu sei un essere eclettico perché cioè, io non saprei come presentarti perché sei un esoterista, una studiosa, sei una scrittrice perché sei qui poi, diciamo così, lo spunto di partenza è il tuo ultimo lavoro, che è un lavoro molto particolare, poi ne parliamo, ma sei anche un'imprenditrice, un'inventora, un'inventrice, come si dirà? Un'inventrice. Inventrice. Inventrice. Sì. Inventora, però è bello, sembra spagnolo inventora. Sei un'inventrice perché hai anche creato delle cose magiche, molto particolari. Magiche intendo dire veramente notevoli, che hanno tra l'altro anche una loro aderenza nella materia, quindi assolutamente scientifiche, no? In qualche Sì, modo. assolutamente. Metto sempre insieme, diciamo, quello che è il mio contenuto spirituale, il legame con la tradizione esoterico-alchemica e rapportato però alla scienza. Quindi diciamo che quello di cui mi occupo è la medicina dello spirito. Hai detto Quindi niente. attraverso questo tipo di conoscenza cerco di aiutare l'essere umano, sia ad evolvere se stesso, sia a stare meglio nel proprio corpo. che tra l'altro c'è questa cosa di un'urgenza, di una necessità. Sto Sì. esprimendomi come un decreto. I decreti legge sono fatti emanati d'urgenza, di necessità, che secondo me è irrinunciabile ormai, no? Sì, siamo in un periodo veramente particolare per l'essere umano in generale. Quindi o troviamo una via rapidamente, oppure non, Ecco, insomma, la non strada diciamo è anche nello. complicata. Ecco. Sì, rischiamo di finire in un binario morto in qualche modo, no? Sei d'accordo? Sì. Cioè, il rischio forte è quello. Senti, Claudio, io volevo partire ovviamente dal tuo libro che vi consiglio, che si chiama Le chiavi del tempo, che è il codice del sincronismo cosmico, che tu hai tra l'altro autoprodotto, però questa casa editrice è tutta farina del tuo sacco. No, l'hai Vabbè, la scelto. casa editrice nasce come, prima di diventare casa editrice, nasce come rivista, è un magazine tutto al femminile, si chiama Isha Magazine, è una rivista online bimestrale, dove al momento sono 21 autrici, tutte donne, compresa me, e quindi insomma dibattiamo di alcune tematiche affrontandole da più punti di vista. Beh, Siamo anzi bello questa disponibili cosa, nel no? prossimo numero. Sì, è molto Sì, interessante. io ho letto delle cose perché online ho visto degli articoli, diciamo così, dei post, non saprei, sì, articoli, perché poi alla Sì. fine è una rivista editoriale, quindi li possiamo chiamare articoli, molto interessanti anche perché tu sei molto preparata. Senti, una cosa che mi veniva da dirti di questo libro, che io ammetto non ho letto tutto dall'inizio alla fine, e non perché non sia interessante, ma perché è talmente pregno, ho capito, ma sto libro qua, non lo so, non so se, ecco, so se hai idea, no? Cioè, Un pochino ce l'ho, diciamo. ce l'hai, vero, un'idea di cosa hai creato? Io l'ho definito un libro che viene dal passato e dal futuro insieme. Dentro di me mi è venuta questa cosa, perché raccoglie la saggezza del passato, perché conoscenze, intuizioni, però nello stesso tempo un libro come questo non è di adesso, è una provocazione, cioè, nel senso che
a che fare con qualcosa che sarà, io sono convinto che sarà compresa, non solo io lo leggerò tutto di fila nel futuro, ma anche le persone nel futuro capiranno molto di più, perché ci sono delle, si percepisce che c'è qualcosa di avanzato, qualcosa di, quasi come se fosse stato canalizzato da un'altra parte. E tu lo senti canalizzato questo libro? È assolutamente così. E diciamo che tutto quello che è scritto nelle chiavi del tempo è veramente arrivato per intercessione. E per intercessione appunto da altri spazi, da anche altri tempi. Poi fondamentalmente spiego come portare qui il tempo, ma o meglio quest'altro tempo, che è il tempo assoluto. E sì, è giusto quello che dici, c'è cioè, un legame con il passato, quindi con la tradizione, ma anche una vista sul futuro, molto all'avanguardia. Perché beh, non a caso tu sei un'inventora, no? Sei un'inventrice, quindi inventore alla spagnola. E quindi un inventore, un'inventrice è colui che stava a prendere qualcosa che prima non c'era, quindi lo prende dal futuro in qualche modo, no? Sì. Cioè, rielabora il passato. Ho avuto, diciamo, questa... allora, innanzitutto io rispetto proprio a questo testo mi definisco una brava scolara, perché per poterlo scrivere ho messo 11 anni e comunque ho seguito veramente step by step, cioè il libro è la sintesi poi di una ricerca lunghissima, iniziata con lo studio e l'analisi del tempo. E tutto è partito nel 2010, magari la racconto un po' così. Sì, devi, assolutamente. Allora, tutto è iniziato nel 2010, quando notavo con una certa frequenza degli orari particolari. All'epoca non ne sapevo assolutamente nulla, insomma, solo sentivo dentro di me questa ricerca, cioè questo voler sapere di più. I miei compagni arrivano frequentemente orari come 17:17, 11:11, 10:10, ogni giorno alla stessa ora. In realtà questo è stato un vero e proprio fenomeno che non ha preso soltanto me. Io sono stata forse lo strumento, perché mi piace definirmi tale, lo strumento nelle mani di Dio che ha spiegato poi questo che è un fenomeno. Sì. E questo fenomeno in realtà mi ha concesso di scoprire nel fenomeno stesso un codice. E cosa ho fatto? Ho preso tutti questi orari, li ho ordinati in maniera crescente, quindi partendo dalle 00 e 00, cioè la mezzanotte, e poi man mano li ho ordinati a livello matematico. Da questo primo ordine ho sviluppato una parte grafica e sono rimasta sconcertata perché i grafici che mi venivano fuori da questo semplice elenco all'inizio di questi orari era la spirale aurea. E lì io, già appassionata appunto della proporzione aurea, della leggenda aurea, eccetera, eccetera, ho pensato che non fosse un caso e che quindi dovessi approfondire. E più approfondivo, più sognavo, mi si aprivano, diciamo, delle connessioni, delle cose, semplicemente mi dovevo mettere lì e scrivere. Man mano è stato come costruire un puzzle enorme, dove non svelare una mappa che tu per prima non sapevi cosa t'avrebbe, dove t'avrebbe portato. Non sapevo dove m'avrebbe portato. È tipo caccia al tesoro, no? Mi viene questa immagine. È stata proprio una caccia al tesoro, perché io ho iniziato traducendo i numeri attraverso la geometria in lettere. Quindi prima ho cercato di dare un senso etimologico a quello che avevo scoperto. Con grande sorpresa, perché ogni volta che andavo a tradurre una di queste serie, di fatto avevano una traslitterazione in lettera e corrispondevano ad una parola. E di conseguenza ho elencato tutta questa serie di parole, e man mano ho scoperto in realtà una storia. Era un codice. Era un codice. Sì, è un codice, e che è il codice aureo. Il codice che di fatto determina le costanti che sviluppano l'universo stesso e le dimensioni in cui noi coesistiamo.
Diciamo che quello che ho potuto vedere e capire è che questa porzione di realtà è un breve frammento di tutto ciò che esiste, ma è molto molto limitata rispetto a quello che è la vera realtà di ognuno di noi. E Certo. quindi, insomma, è stato un lavoro veramente spiancante. Dopo Per aver quello io dicevo, scritto. guarda, il tuo libro è. Allora, non è che uno dice adesso leggo una pagina e poi ne vado avanti, non è. Ma ogni pagina ha una densità tale per cui dici adesso mi fermo perché c'è una quantità enorme di informazioni, ma non solo di informazioni intese in senso nozionistico, ma di qualcosa che ti impegna poi a dover approfondire. Sì, è come appunto sono delle chiavi, no? Quindi bisogna leggere con la consapevolezza che si vanno ad aprire determinate porte. E ogni volta poi chiaramente ognuno in base alla propria coscienza va a sviluppare quelle porte una volta aperte. Certo, sì, assolutamente. Quindi, senti, ma questo dono ti viene sicuramente. Tu che idea ti sei fatta di questo dono? Perché questo è un dono, è anche, come dire, un onere, però è anche un onore, no? Sappiamo che le parole poi che. Sì. Quindi, ma da dove ti sei fatta un'idea sicuramente? Una domanda pleonastica, retorica. Ti sei fatta un'idea di da dove viene questa cosa, no? Da dove è venuta, perché. Guarda, da dove è venuta dall'intelligenza suprema, dall'intelligenza divina che per me è maschile e femminile insieme. E questo l'ho anche sintetizzato all'interno dello strumento che poi ho inventato. In Eh sì, poi realtà, anche lì, ne parliamo di questo strumento, che anche sì. perché ce l'ho qui, quindi ce l'ho, ti posso far vedere. Anche lì è pura manifestazione divina perché diciamo che io come Claudia, persona, diciamo, identità singola in questa vita, eccetera, non avrei mai potuto realizzare tutto quello che ho realizzato, perché veramente cioè, il saggio Le chiavi del tempo racchiude un po' di tutte le discipline scientifiche, Eh sì. mettendo in relazione scienza e tradizione e andando a dimostrare con una formula matematica l'esistenza di Dio. Alla fine, io riconduco tutto a Dio, non visto come non è il Dio cattolico, cioè, non è il Il Dio Dio monoteista, diciamo. monoteista, ecco. Quindi uso questo termine, però tutto è Dio, l'universo è Dio, il creato, l'ordine che c'è in ogni dimensione è espressione di questo Dio che è tutto uno insieme. Poi ha tutte le sue emanazioni, appunto nel libro è spiegato come gli elementi chimici siano emanazioni di questo Dio, perché io non scarto la teoria evoluzionistica, però ne do una nuova lettura. Scandisco, diciamo, la creazione frammentandole in onde cromosonore, cioè in onde di colore e suono, e la spiego a livello matematico e quindi scientifico, ponendo però come centro di tutta questa struttura, di tutta questa creazione, l'assoluto stesso. Assolutamente, capisco benissimo. Cioè, certo, è un linguaggio comunque che però arriva all'anima, no? In qualche modo, misteriosamente, poi vabbè, ovvio che io non sono proprio digiuno, ma arriva questa cosa, comunque la passi, no? E poi sappiamo che i numeri, come i colori, come i suoni, sono emanazioni divine. Diciamo Ma sei d'accordo? che Sì, vai, vai, scusami. il numero è la fonte prima, è
un linguaggio oggi universale, perché Sì. non è possibile, mentre esistono, dopo la caduta di Babilonia, appunto, la lingua si è confusa, il logos è frammentato in tanti piccoli pezzi, il numero è sempre un numero. Vero. E per quanto la nostra mente cosciente, razionale, possa interpretare un numero come una cifra e quindi ridurlo del proprio valore, di fatto il nostro DNA conosce quel valore. Quindi se per una persona comune uno è uno, per il nostro DNA uno non è solo un'unità di misura. Beh, come del resto anche i nomi delle cose, delle persone, eccetera, eccetera, un tempo non lo erano. Cioè, Esatto. dire Claudia non era dire Claudia, Claudia, ma era tanta altra roba. E Eh sì. quindi, vabbè. Vabbè, Però diciamo il che numero, hai ragione, mantiene questa purezza in un certo senso, questa l'archetipo incontrovertibilità. È l'archetipo. mantiene quello che è l'archetipo primordiale. Sì. Luca dice giustamente che l'aritmetica è nata 20.000 anni prima della scrittura, certo, anche se poi non dimentichiamoci che la parola non è scrittura, il verbo è vibrazione, quindi la scrittura è arrivata dopo, era un bisogno di, Il cioè, verbo è luce e suono. è luce e suono, è vibrazione, quindi sì. Senti, ma intanto ci dice Luigi, ci dice tutto è numero, e vabbè, chiaramente Pitagora, insomma. Tanto, tanta devozione, uno dei più grandi maestri di tutti i tempi. Pitagora lo cito spesso nel mio testo, in questo e anche nel nuovo che sto scrivendo, perché adesso c'è Ecco, il dici, nuovo dai, intanto. libro in Interseguiamo le varie corso. cose, perché noi siamo qui per presentare il tuo libro, chiaramente, che poi, tra l'altro, diciamolo, si può trovare da te, come si può trovare eventualmente la libreria latinista se lo chiedono, però dici poi dopo come fare, no? Cioè, Sì. tramite video. Tramite appunto la libreria L'Alchimista lo prenotano tramite loro oppure tramite il Esatto. mio sito personale www.lapapessmv.com. Certo. Sì, quindi comunque. Stavo dicendo, che cosa stai preparando adesso? Adesso sto scrivendo L'evoluzione del codice aureo. Ah, È ecco, un cioè, proprio un testo. bel bastardo quello. No, abbiamo approfondito degli aspetti. Diciamo che questo testo supera sia il primo per quanto riguarda la parte scientifico-matematica, perché i miei studi mi hanno portato ad avanzare e quindi a superare perfino la velocità della luce, cioè Anche calcoli. perché tutto in questo periodo è totalmente è velocizzato, lo confermi, no? Sì. Cioè che tutti quanti stiamo vivendo a livello vibrazionale dei livelli, cioè una settimana di questi tempi penso che per un uomo degli anni 30 fosse un anno, cioè talmente C'è la vibrazione un'accelerazione pazzesca. pazzesca, sì. È molto, cioè, per me è proprio percepibile. Poi, Sì. comunque, c'è un'atmosfera diversa, Anche solo la un'energia. quantità, esatto, un'energia diversa, sapori Il diversi, sole odori ha diversi. ricominciato il nuovo ciclo proprio in questo mese, insomma, quindi siamo in un nuovo ciclo rispetto a tutto. E poi stiamo anche cambiando, stiamo vivendo una nuova umanità. Stiamo E poi cambiando anche struttura cellulare, stiamo sì. cambiando struttura carbonica per certi versi. In Sì. realtà sarebbe l'ideale tornare a quello che eravamo rispetto Esatto. al Beh, ma nostro probabilmente allora carbonio probabilmente ci originale. torneremo a una spira successiva, no? Un po' come allora io e te siamo degli amanti dei tarocchi immensamente, quindi è un po' come il matto che è il mago che è ritrovato, che è ritornato a se stesso, ma con l'esperienza di, cioè, quindi l'eterno ritorno, ma non si può tornare all'inizio, no? Chiaramente si è trasformato in una spira superiore. Senti, ma a proposito di, visto che noi siamo a braccio, e questo è noi ci siamo, come io credo, ci siamo conosciuti a Milano e ci siamo acchiappati subito nel senso bello del termine, nel senso che ci siamo capiti al volo. Lei è
lei è assolutamente rigorosa, perché lo capirete se leggerete il libro, se leggerete le cose su di sé, però ha anche una parte totalmente arresa a quello che accade, secondo me. Sì. Cioè, quindi proprio è in quello, io e te, cioè, funzioniamo alla grande. Quindi mi piaceva. Ma io non direi arresa, cioè... Arresa nel senso di che fluisce. No? Sì. Sì. Ma tu come la definiresti questa parte? No, arresa no, perché no, mai arresa. Mai. No, però sai, arresa nel senso mistico del termine, cioè di qualcosa, ecco, che si lascia di trasportare. Lasciare fluire, perché esatto. Cioè, è diciamo che è scritto da... Tanto, tanto, no. No, 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 il senza nome, facciamo qualcosa, facciamo così. Ecco, quindi noi stiamo affrontando un periodo realmente apocalittico. Chi sa leggere i segni, chi ha un minimo, diciamo, di nozioni bibliche, eccetera, capisce bene che noi stiamo vivendo in piena apocalisse. Quindi, che tra l'altro lo sai benissimo anche tu che significa rivelazione, no? Quindi non è soltanto apocalisse nel senso non è di... soltanto, infatti non è soltanto, è una trasformazione, è la rivelazione, è portare alla luce tutto quello che è stato esoterico, no? È l'esoterico, sì, che diventa esoterico, quindi la rivelazione. Allo stesso momento è una parte delle persone che non sono pronte a questo passaggio, quindi è matematico che ci sarà una scissione. Fondamentalmente in questo momento sono cioè ognuno di noi è conteso tra due forze che sono fuori di noi ma anche dentro di noi. Fuori e dentro, sì sì. Questa situazione può far uscire il peggio o il meglio di ognuno di noi. Beh, ci crea una scelta, la scelta eraclea, la scelta, no? La Ypsilon. Già, allora, io credo che sono un po' drastica in questo momento. Vai, vai, no, ma sì, pure drastica, cioè hai tutto il mio appoggio ribelle rivoluzionario. Il 2020, non a caso 2020, la carta del giudizio dei tarocchi, no? Io scrissi un post il 31, insomma il giorno di Capodanno, la vigilia di Capodanno, dove scrissi e il 2020 sarebbe stato un anno dove iniziava a pagare il karma. E il karma globale. Karma perché, globale. Cioè, perché c'è, certo, un karma, certo, c'è un karma micro e c'è un karma macro. Esatto, come nel piccolo così nel grande. Esatto. E così è stato. Quindi il 2020 è stato l'anno del giudizio. Quindi chi di noi si doveva schierare da una parte piuttosto che dall'altra, lo ha già fatto, e tutto questo si sta manifestando nel provax, novax, pro, cioè chi sta da una parte, chi sta dall'altra, chi ammette, chi rifiuta, sì, vaccini sì, vaccini no, questa, sì, mi toglie, cioè, la mascherina, cioè io tutto questo lo vivo un po' da fuori, come se fossi quasi una spettatrice, perché a livello fisico non mi ha stravolto, e questo lo spieghiamo dopo, perché veramente l'invenzione che ho creato è molto utile per non sentire, diciamo, la questi preparo. Disagi. Preparala, bravo. E poi perché è un momento passaggio, quindi avendolo già previsto è diverso del viverlo per la prima volta. Ma vedi che vieni dal futuro oltre che dal passato. Beh, questi discorsi implicherebbero una trasmissione di 12 ore più o meno, perché se ci perdiamo negli universi paralleli. Ma senti, a proposito, però, no? E il 2021, per concluderti, invece, nella carta 21 dei tarocchi è il mondo. Il mondo è la rivelazione in sé, che rappresenta la quintessenza, i quattro evangelisti, quindi l'Apocalisse. Quindi da quest'anno noi siamo ufficialmente entrati in Apocalisse. Sono d'accordo pienamente.
Sì. Non a caso, visibile, tra l'altro, assolutamente visibile. Vai, dilla, vai. Draghi. Sì, i simboli poi sono... Allora, poi il nome è nome nomen. No, Apocalisse 13:11 parla del drago che si leverà nel momento dell'Apocalisse. Draghi, il presidente Draghi ha accolto la carica l'11 e salito al governo il 13. Quindi... Sì, è vero. Beh, ma allora se noi stiamo a guardare alle simbologie, le concordanze in questo periodo, cioè è veramente incredibile, perché tra l'altro i due seggi papali, cioè ci sono dei segni, tantissimi segni che pazzesco. Io direi eclatanti. Per me, sì, che leggo gli eventi, è tutto molto chiaro. Quindi non ho né aspettative né mi sono arresa. Semplicemente sono nel presente, nel qui e ora, sapendo che quello che deve accadere accadrà, che c'è un gruppo di persone che si sta preparando ad un passaggio. Non esiste per me un risveglio collettivo, ma esiste il risveglio della persona. Sì. Sì, però è anche vero siamo che ancora molto lontani. Siamo ancora lontani, però forse per collettivo, almeno io sono convinto che per esempio c'è il risveglio per famiglie d'anima. Io amo molto i Rider-Waite, per esempio la carta dell'angelo del giudizio dei Rider-Waite fa vedere risvegli di più tombe, no? Di persone che si risvegliano. Che in effetti, se ci pensi, è anche un po' quello che sta succedendo, perché... persone che si incontrano, che si intrecciano, che si riconoscono da vite passate o da clan d'appartenenza. Quindi chiaramente questo non riguarda il risveglio di tutto il mondo, io non ci credo in questa cosa, però il risveglio di gruppi di persone sì, che possano... Basta guardare oggettivamente la realtà. Se in un paese di 10.000 abitanti ci sono due persone che hanno cioè, una mentalità diversa, Stavo per dire una cosa, la dirò la battuta, cioè che più o meno è la stessa percentuale del perché diventiamo rossi, sappilo, 2 su 10, cioè, sai che 250 su 100.000, quindi ecco, siamo lì. Appunto. Quindi questa cosa che noi diciamo come paradossale... non è paradossale. A buon intenditore poche parole, insomma. In più, cioè... Veramente siamo in un momento faticoso, e non tanto per le nostre generazioni quanto per i ragazzi. I ragazzi stanno veramente attraversando una situazione difficile. E questo, insomma, sta accadendo e deve accadere. Sì, io credo che ma siamo, voglio dire, io a volte ho la percezione che almeno in questa dimensione, come esseri, come macchine biologiche, siamo stati, c'è stato un lungo training, siamo stati quasi allevati solo per questo, per questo momento, tipo lungo training, tipo Karate Kid, no? O metti la cera, togli la cera, ecco, cose di questo tipo, perché se non lo fossimo stati, per tanti di noi sarebbe stata veramente molto dura, col tipo di sensibilità che abbiamo, col tipo di energia che percepiamo, dove tutto è anche molto amplificato, Claudia, perché credo che tu confermi questa cosa, cioè non sto dicendo chissà chi, che siamo chissà chi, però è vero anche che ci sono persone che tengono la vibrazione bassissima e quindi di conseguenza anche gli stimoli, tutto quello che arriva da fuori è relativo. Sì. Una persona che ha le antenne a 360 gradi e oltre, insomma, tutto quello che arriva è molto potente, per questo sei in grado di reggerlo. Tu credo che ne sappia qualcosa, perché tu sei una persona comunque che... Addestrano alla percezione stessa. Sì. Perché altrimenti non... Certo, è una forma di resistenza, di resilienza, chiamiamola come vogliamo, un training a tutti gli effetti. Sì. Sappiamo tra l'altro anche... Sì. Senti, ma vogliamo parlare di questa meraviglia? Allora, cos'è questo? Vediamo, ce lo dici tu? Ah, che bello, non siamo... Time is gold, a parte che già mi piace per un sacco di motivi. Il tempo innanzitutto parliamo, il logo OA, orologio aureo, ma anche
Omega Alfa. Ma anche anarchia, sai. Eri accorto che era Omega Alfa? Sì, ma, lo, no, ma quello lo sapevo, lo sapevo. Quindi Io, tra l'altro, penso dalla che avevo beccato fine anche al Auro. principio. Sì, avevo beccato anche Auro, cioè le due A e O finale, no? Di Auro che in qualche modo, quindi pensavo fosse quello all'inizio. Sì. Orologio aureo, quindi diciamo, cos'è? È un dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule. E cosa fa? È acceso, eh? Ah, questo è il tuo allora, scusami, ce l'hai addosso. Anzi, adesso me lo metto pure io, che mi sono stufato di tenerlo chiuso intanto. Cosa fa quindi questo dispositivo? Innanzitutto, appunto, autoregola la via metabolica, cioè a produrre all'organismo una serie di ormoni che servono per migliorare sia l'aspetto psichico che l'aspetto fisico dell'individuo. Regola i ritmi circadiani, che sono Ecco, adesso ne parliamo però i del ciclo circadiano, perché sai, per tante persone ritmi. Sì. sembra una cosa banale, ma non lo è. No, Ciao Roberto. il ciclo circadiano è fondamentale all'essere umano. Innanzitutto, cos'è? Il ciclo circadiano è un ciclo impostato sulle 24 ore e questo ciclo fa produrre al nostro organismo e alle ghiandole del nostro organismo varie sostanze, principalmente tre ormoni, la melatonina, la serotonina e la laminina. Funziona? Questo gruppo neuronale di cellule che si trova all'interno del nostro cervello dà degli stimoli alle ghiandole e quindi determina questa produzione. Ma da cosa è alimentato? E come è condizionato il ciclo circadiano? Perché il ciclo circadiano è una cosa che è naturale nell'essere umano. Solo che ci sono dei fattori esterni che lo influenzano, come ad esempio l'esposizione alla luce solare, gli orari di lavoro, di ufficio, quindi tutte le abitudini, e la scansione del tempo. E se noi, per esempio, siamo abituati ad avere una vita frenetica, alle 8 di mattina usciamo da casa, quindi ci siamo svegliati alle 6, abbiamo fatto colazione, siamo andati in bagno, poi siamo andati in studio, poi abbiamo fatto. C'è tutto questo nostro fare si accorda insieme a questo gruppo neuronale di cellule e ci dice, che dice al nostro corpo: a quell'ora produci questo, a quell'ora fai questo, eccetera, eccetera. Dai comandi al nostro corpo. In periodi come questo, tipo lockdown scorso, ma anche questo lockdown che abbiamo appena vissuto, il ciclo circadiano viene completamente sfasato perché vengono Assolutamente. somministrati nuovi stimoli. Siamo chiusi in casa, quindi la luce che noi vediamo è la luce, soltanto la luce, diciamo, artificiale, e di conseguenza questa luce ci dà degli input, il nostro corpo non produce più naturalmente, soprattutto la melatonina. La conseguenza a questo è che smettiamo di dormire. Siamo molto irascibili Eh perché sì. veniamo squilibrati e viene meno anche l'ormone della serotonina. La serotonina è l'ormone cosiddetto ormone della felicità. Quindi ci sentiamo depressi, tristi, non riusciamo ad avere non ci sentiamo bene a 360 gradi. Soprattutto abbiamo delle problematiche o intestinali o nel ritmo del sonno-veglia. Non parlare delle problematiche psichiche. Tutto questo si risolve con l'utilizzo dell'orologio aureo. E tra l'altro funziona come? Io lo sto accendendo. Funziona? Funziona, è Come semplicissimo, nel senso. potresti definire il funzionamento? Perché, sai, I pigri. mi piace questa cosa.
Senti, c'è Alessandra, tra l'altro, ne approfittiamo perché c'è Alessandra, ciao Alessandra, che dice studio e lavoro con la biorisonanza. Mi piacerebbe, questo era l'orologio ARO. Io prima ho mandato, si vedeva, vero? E ho Sì. mandato il... Allora, diamogli l'indirizzo che ha... Aspetta che... Sito Dimmi che la mia... Sì, adesso www.audioprojectofficial.com. sai cosa faccio? Lo scrivo perché si può fare questa cosa e lo mando in sovraimpressione così eventualmente lo copiate, va bene? E adesso lo... Mentre tu... quindi dicevi che funziona Sì, così, per i pin. perché funziona in base al principio di risonanza, quindi Certo. trasmette delle frequenze e il corpo assorbe quelle frequenze. L'unica incombenza, diciamo, che ha chi lo utilizza è guardarlo per 7 minuti al giorno. Oltre a tutti i benefici che ha, che sono veramente tanti, l'orologio è stato testato e sperimentato per poter avere un brevetto nazionale e internazionale, quindi parliamo di uno studio molto serio che le persone possono approfondire tranquillamente sul sito, dove possono scaricare anche la relazione integrale del brevetto, sia in inglese che in italiano. Oltre a fare tanto bene, cioè, quindi a far dormire meglio, a regolare l'attività intestinale, a far dimagrire, a far togliere l'eccesso di liquidi, a stimolare la ghiandola pineale, a mettere in relazione i due emisferi cerebrali, cioè fa veramente, agisce a 360 gradi sull'essere umano. Conta anche il tempo. Solo conta. Fa dai, bello, Rale. Oh. Conta anche il te. Non lo conta come il comune orologio, perché quello Esatto. che, allora, anzitutto è necessario dire che il tempo è un linguaggio, che l'essere umano ne sia o meno consapevole, trasferisce delle informazioni. Quello che trasferisce l'orologio normale è un sistema in sessantesimi, di conseguenza emana determinate frequenze. Questo dispositivo conta il tempo in centoventesimi. Quindi ogni tiro di quadrante sono 2 ore. Adesso ve lo faccio vedere Sì, faccio meglio. vedere. Aspetta che ci facciamo così, guarda, facciamo una cosa, un trucco, vediamo se funziona. Forse se metti un'immagine. No, allora, aspetta, io intanto mi metto così. Vediamo se... Ah, Ecco. ecco, sì, si vede già molto di più. Comunque, prima si vedeva molto bene quando scorrevo, la pagina, quindi Sì. se vuoi la rimandiamo così. Sì, rimettiamo quella così spiego come Allora, la diciamo il metto, sì, sistema facciamo cambia questa di lettura. cosa in diretta, facciamo i cambiamenti, i passaggi in diretta. Vedi, questo aveva a che fare con l'essere fluidi di prima e seguire quello che sta accadendo, era esattamente questo, no? Quindi, allora, Esatto. vediamo un po', scheda Chrome, andiamo a prenderci il tuo... Qui siamo sulla home, ecco qua, si vede? Sì, Ecco bene, questo. se, perfetto, io lo vedo benissimo. Tu dammi i comandi che io vado. Faccio da valletto. Vai, non mi Allora, sento sminuito. anzitutto basta guardare lo schermo, il quadrante dell'orologio, che vedrete è impostato sulle 24 ore, quindi sono 24 ore per quadrante. Il ciclo del flusso è antiorario rispetto all'orologio normale che è orario. E quelli che voi vedete nel secondo cerchio interno sono i minuti, quindi sono 120 minuti per quadrante. In realtà, tramite questo quadrante, sto trasferendo a chi lo guarda il codice aureo, perché tutto il codice che in 300 pagine, diciamo, del libro Le chiavi del tempo, è trasferito in una singola immagine. Perché poi sono 300 pagine, cioè non è che sono... Esattamente, Scherzo, Claudia. Tanta è tanta roba. roba, sì. Quindi, sì, diciamo, la persona semplicemente cosa deve fare? Per questo, per i pigri, cioè guardi 7 minuti al giorno, basta, hai fatto il tuo lavoro. E Perché il 7 minuti? Lo vuoi progetto spiegare? aureo, Perché 7 beh, minuti?
intanto, diciamo, rispetto alla sperimentazione e il tempo che abbiamo proprio stabilito come tempo minimo per avere tutti i benefici che siamo riusciti a esatto, questo dimostrare. lavoro. Sì. E poi, diciamo che è stata la scelta del set all'inizio, più che altro è stata quella orientativa, perché il 7 rappresenta il corpo di gloria, il carro, il numero di Dio, eccetera. Quindi diciamo che l'intuizione poi è stata convalidata da quello che è stato dimostrato dalla Perché sperimentazione. il 7 tra l'altro è la cabala della vittoria, Nezach, Eh sì. sì, la Merkabah, La insomma, gloria. Sì. corpo di gloria, esatto. E poi, tornando alla cabala, in questo quadrante c'è il nome di Dio, perché di fatto la nostra mente è abituata a leggere qualsiasi cosa si trovi sullo stesso asse, che sia un asse verticale, orizzontale o obliquo. Se noi guardiamo il quadrante, noi troveremo uno al centro, che è luna di notte, Sì, è quindi la prima vera ora del giorno, vero, è luna di vero. notte. Sì, è vero. Quindi noi siamo completamente sfasati rispetto al ciclo solare, È perché vero. la prima ora è luna di notte. Quindi tolta luna, che è il punto, diciamo, lo step di inizio, noi avremo 2 e 24 sullo stesso asse, 3 e 23, 4 4 e e 22, certo. 22, Sì. eccetera. Se noi facciamo la somma, perché automaticamente il nostro cervello ragiona così senza che noi lo sappiamo, la somma di 24 più 2 di tutti i numeri E è 26. il numero 26. Adesso glielo dici tu cosa significa il numero 26? Ha a che fare col nome di Dio, no, no, lo dici tu, certo, è verissimo. È il È il tetragrammaton. tetragramma, sì. Quindi diciamo che rappresenta il nome e la proprietà Quindi, del tra l'altro, nome. scusami, non è che soltanto il nome di Dio, è il nome di Dio, non so, almeno 11 volte? Sbaglio? Sto calcolando male? No, stai calcolando Sì, bene, sto calcolando esatto. bene. È che anche quello è interessante, perché cioè, è un Ma numero sacro. proverai, se lo guardi da questo punto di vista, la prima volta È che ne ripetuto più parlo. volte, è come se fosse segnato continuamente, cioè in Esatto. dovunque, non puoi scappare. Da quella cosa lì, no? Cioè, dovunque Esattamente. guardi c'è questa cosa. E poi c'è questo in orizzontale. Allora, tieni conto che di quello di cui stiamo discutendo in questo momento non ne ho mai parlato pubblicamente rispetto Ti all'orologio ringraziamo per questa cosa. Posso toglierlo così torniamo a noi auro. o sì, dai, così torniamo grandi, nel senso Sì. Andiamo che grandi. eccoci qua. Quindi, per concludere, se si analizzano tutte le assi dell'orologio, noterai una serie di segreti cabalistico-esoterici, diciamo, inseriti all'interno del quadrante. Senti, ci spieghi questa cosa? Antonietta dice, sicuramente è una tua amica, io lo Sì? indosso, e ho imparato subito a leggerlo come se lo avessi sempre fatto. Lo adoro e non vedo l'ora di avere una versione meccanica. Sì, speriamo prestissimo, perché la versione meccanica è molto onerosa. Non sono ancora in grado di realizzarla, di realizzare proprio il motore per produrlo, e quindi Mi avevi molto, detto questa cosa, sì. molto onerosa. Diciamo Ma che. com'è possibile che tu sia. Ti faccio una domanda, lo sai già dove voglio arrivare. Scusa, com'è possibile che una persona così geniale come te, cioè una cosa di questo tipo, bisognerebbe che ci avessi dietro alla porta, che ne so, una fila con la quale poi dovresti dare il numerino perché qualcuno possa. E invece so che ti è costato, e faccia, cioè, una cosa così. Una fatica enorme. Ma com'è possibile? Tu ti sei chiesta questa cosa? Sicuramente sì. Sì, perché primo perché non Non è ho una domanda voluto. sull'ego, è una domanda sulla qualità. No, primo perché non ho voluto cedere a compromessi. Ok. Non ho voluto dare il progetto a chi voleva renderlo esclusivo e solo elitario. E principalmente per questi due motivi.
perché comunque hai detto niente. Ho avuto molte richieste, però diciamo che le richieste che ho avuto anche per la cessione del brevetto, eccetera, le richieste che ho avuto però volevano far realizzare appunto il dispositivo. Erano per poco etiche, poco erano poco etiche, poco morali, poco spirituali. E visto che io sono convinta che questo strumento sia un dono assolutamente divino per l'umanità, non è giusto che insomma venga circoscritto ad una nicchia di persone. Solo che appunto ho scelto la strada più difficile, quella di andare davanti fondamentalmente con le forze che, insomma, con piccole forze, ecco. Però who knows, direbbero gli inglesi, chi lo sa, noi non sappiamo, perché poi, allora, ci sono delle cose che sono, visto che io sto insistendo un po' su questa cosa, come scherzo, ma neanche troppo, che tu vieni in un certo senso dal futuro, no? Cioè, quindi c'è comunque una sorta di convergenza tra più piani, anche temporali, non necessariamente cairologici, ma conseguenziali. Beh, chissà che noi non sappiamo, no? Ci sono state delle cose che sono state per tanto tempo non so, o osteggiate o proprio come dire, cos'è quella roba lì? E poi, cioè io mi ricordo, questa è una stupidaggine, ma mi ricordo quando qualcuno ha inventato il videotelefono. Tu eri sicuramente molto giovane perché c'è un certo scarto di età tra me e te. E io mi ricordo la gente che dice, ma figurati, non attecchirà mai. Cellulare. Cioè, o i fratelli Lumière che pensavano che il cinema non avesse futuro. Ecco, quindi, vediamo, chi lo sa. Io ho la mia idea su questo. Ah, ma ce la vuoi dire o te la tiri per te? No, magari non ce la vuoi dire perché dici... No, io penso che chi dovrà avere l'orologio aureo in qualche modo lo avrà. Anche un numero di persone, perché tutto, diciamo... rimandiamo l'indirizzo dove trovarlo perché sì. Merita il codice sono 144 porzioni, no? E siccome questo numero che ha la sua importanza per la tradizione torna molto nella mia ricerca, so che le persone che l'avranno saranno il numero giusto per Vabbè, dai, però speriamo magari dei multipli di 144 anche. Mila! Intendo, almeno! Almeno! Sarebbe bellissimo, 144 milioni, non lo so, non sarebbe male, no? Le vie del Signore sono infinite. Assolutamente, sì, poi... Cioè, quindi, ma... è una scoperta mondiale, è un dispositivo, appunto, che... abbiamo lanciato con questa società che si chiama Aureo Project, noi sul mercato, di mia invenzione. Quindi diciamo che il piano di azione è grandissimo. Vedremo cammin facendo. Adesso stiamo lavorando per promuoverlo, per farlo conoscere, insomma. Sì. Veramente un supporto alla persona. A me interessa che arrivi questo. Assolutamente, chiaro che se tu avessi voluto lucrarci, cioè tanto, vabbè sì, magari sarebbe stato visto, però poi avresti sicuramente adesso in questo momento non ne parleresti in questo modo perché saresti irraggiungibile presumibilmente, se, tuo palazzo da qualche parte, e invece, e questo ti fa onore oltre alle altre cose, perché comunque, è così, tra l'altro Cinzia Diamanti dice meravigliosa, Claudia Pellegrino, sono d'accordo, perché comunque questo ha a che fare con la tua purezza, cioè col valore, no? Il valore è questa cosa, cioè, sai che, ecco, è una cosa venusiana in astrologia, i veri valori sono questi, quelli di cosa veramente serve a me, cosa serve agli altri, no? Quindi interessante. Penso che diciamo quello che considero la mia missione è principalmente il servizio per l'umanità,
per Dio prima e per l'umanità, per Dio sempre rispetto a quello che dicevamo prima, no? Che è l'ovunque e per l'umanità. Sì, capisco benissimo, è una cosa molto bella. Ma senti, vabbè, non avrei voluto farti questa domanda, ma tanto so che risponderai come desideri, quindi nella maniera più sincera possibile. Mi chiedo se è un acronimo MV. Fai un po' quello che ti pare, È un rispondi come vedi. sigillo, È un sigillo. è un segreto. È un segreto, esatto. E i segreti sono fatti apposta per essere tenuti segreti o svelati attualmente a chi è Diciamo che meritevole e degno. dico tre cose: è un sigillo, è un'appartenenza ed è un segreto. Sì, ok. Io non indago oltre, quindi vabbè. Sicuramente tu appartieni comunque anche a una schiera di geni che hanno nel DNA, visto come inventrice, che hanno nel DNA anche, come dire, io sono convinto che hanno una provenienza comune anche da fuori da qua, visto che questa è una conferenza di pazzi che sparano qualsiasi cosa, ma chi ce ne frega, tanto i nostri ascoltatori sono pazzi come noi, sono convinto che venga da altri posti questa conoscenza. Anche, no? Perché poi, tra l'altro, noi non siamo soltanto, molti di noi non Assolutamente. siamo assolutamente solo terrestri, anzi, molti di noi sono dei viaggiatori Esatto, interdimensionali, diciamo. interdimensionali, galattici, nel senso che le nostre patrie sono tante, insomma. Questa è anche una storia da raccontare. Se vuoi, abbiamo tempo, eh? No, Siamo oppure stanotte. torni, oppure torni, Torno. torni. Facciamo che, scusa, adesso che ci siamo, che abbiamo fatto una sorta di incipit, come di puntata pilota, Ecco, facciamo torno. qualcos'altro più in là, dove Sì. non siamo legati, cioè non è che siamo stati legati a niente, non è che siamo legati al libro, all'orologio, ma andiamo a briglia sciolta, quello che ci. Tante cose. Sì, ci scegliamo Questa ovviamente casa magari. mia è tanto ampia. Esatto, diciamo che partiamo magari da un punto, tanto poi sicuramente spaziamo, però ci diamo almeno un incipit iniziale, almeno un punto di partenza del compasso, no? Cioè, almeno un paletto iniziale dove costruire la città. Poi Comunicazioni dopodiché, aliene. chiamiamolo sì, ma poi vediamo, lo decidiamo il nome, dai. Che Va bene. dici? Promesso? Poi Promesso. decidiamo anche quando, non è che. Ecco, vedi che ci dicono esatto, cioè lo vogliono. Eh sì. Fate il tifo. Senti, Claudia, io quindi ricordo comunque che questo libro, che è Le chiavi del tempo, che è il codice del sincretismo cosmico, lo potete trovare scrivendo la libreria dell'alchimista, ovviamente, perché magari fisicamente non ci potete andare, visto che sono a Bergamo, se siete a Roma, e scrivete a loro o scrivete al sito di Claudia. E vuoi ricordare l'indirizzo così? Poi, www.lapapessamw.com. tra l'altro, tu hai anche oltre che il tuo profilo personale, anche una pagina su Facebook. Pagina Facebook, Hai un il mio profilo. sito? Sì. E quindi sei Il mio sito. assolutamente. Sono reperibile. Sei reperibile, sei trovabile, non è che stai nascosta perché tipo non mi trovano. Sull'eremo. No, mi sembra di capire che sei anche, sì, che sei su un eremo, ma che sei anche questa parte invece anche assolutamente sociale e che va da Sì. un po' dappertutto e che arriva dappertutto, perché poi questa è anche un po' la magia di questi tempi. Sì, effettivamente è così. Ok. Senti, allora cosa facciamo? Salutiamo, siamo quasi a un'ora di conferenza, insomma, è volata, molto Infatti, piacevole. volati. Esatto. Il tempo fuggito. Esatto, tempus fugit, assolutamente. Poi ce l'abbiamo tutti, adesso ce l'abbiamo tutti e due, quindi ci stiamo accordando sulla linea anche geografica. Temporale aurea. Temporale aurea, certo, esatto, ci stiamo incontrando un po' a metà strada, ci stiamo accordando. Quindi comunque tu consigli di tenerlo anche di notte? Sì. Assolutamente, infatti mi ricordavo l'avevi detto. Sì. Va tenuto sempre e cioè gli effetti sono immediati, dopo già una settimana si possono già vedere gli effetti.
ci sono effetti, non ci sono effetti collaterali. Ecco, questo è Anche una perché cosa. essendo qualcosa di vibrazionale, di energetico, che ha a Un che fare col prodotto nostro. bioenergetico, diciamo, ecco. Sì. Quindi. E Bene. appunto viene dalle altre parti. Eh sì, è lì che volevo portarti io, perché sono convinto che io e te potremmo parlare di altre parti e di altre patrie, perché ci sono altre patrie per noi, per tanti di noi terrestri. Sarebbe il caso di, non di ritrovarle, perché non è che dobbiamo tornare a casa, però di ricordare che ci sono anche altre patrie, perché io la penso un po', Voglio. su certe cose la penso un po' come quello che fa dire Burman in Excalibur a Merlino, che è il guaio dell'uomo che esso dimentica, no? Noi ci siamo dimenticati della patria celeste. E ci siamo dimenticate anche delle patrie materiche, no? E questo ci disconnette totalmente e tra l'altro permette anche ad altre situazioni poi di agire invece, perché loro se lo ricordano bene quegli altri. Esattamente così. Quindi c'è come una sorta di doppio danno, no? Quindi quella nostalgia anche di certi altri posti dove siamo stati sarebbe bello comunque. Ricordare nel senso di riportare al cuore proprio, come dice la parola stessa. Sì, è Dai, così. va bene, ma ci pensiamo e vediamo cosa estrapoliamo. E poi, ovviamente, non ci metterai 11 anni, vero, per fare il seguito Il di Le Chiavi del Tempo? seguito? No, No. come sei messa? I lavori sono sempre lunghissimi perché richiedono proprio una mole di ricerca enorme. Eh sì, ma infatti, ma perché è un lavoro mastodontico, cioè quello che voglio dire, un po' come quello che facevano gli antichi una volta, se tu ci pensi, no? Cioè, dove avevano comunque molto tempo, cioè, se tu pensi a opere dell'antichità che erano colossali, perché non è che erano solo enciclopediche, cercavano di ridurre di Sì. arrivare all'uno, no? Quindi. Eh sì, è così. La Bene. faremo. Sì, ne sono sicuro. Va bene, senti Claudia, grazie veramente. Veramente un piacere. Poi tanto ci sentiamo e strutturiamo questa cosa. Magari prima dell'estate anche, così. Sì, con piacere. Dai, prima che. Tanto adesso gli avvistamenti si accelereranno anche Sì, loro. è vero, si parla di questo, ma già sì, è vero. Pare che anche astrologicamente pare che da quando cominci, da giugno, luglio, saranno 3-4 mesi molto interessanti. Sì, decisamente. Staremo a vedere. Noi facciamo gli osservatori Sempre. siderali. Claudia, Va bene. grazie. A presto. Grazie a te. Buona Saluto serata. chi. Ti lascio andare e saluto velocissimamente le persone e poi me ne vado anch'io a mangiare. Grazie a tutti. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Ciao, ciao. Benissimo, è meravigliosa Claudia Pellegrino e quindi vabbè, siamo riusciti a strappare la promessa che facciamo qualcosa insieme. Allora, io adesso vi saluto, ringraziamo anche la Libreria Alchimista, ovviamente che siamo a casa loro. Visto che è un'iniziativa della libreria, e Le Chiavi del Tempo con Claudio Pellegrino, vi consiglio ovviamente di cercarlo assolutamente, anche l'orologio aureo, perché le invenzioni geniali e che servono al benessere dell'essere umano sono assolutamente fondamentali in questo momento, più di sempre forse. E allora io me ne vado e vi lascio con la chiusura, la sigla e ci vediamo presto.